Ciao a tutti, zunzumini miei, io sono la vostra Gilda Fashion e chi se no, se non la pazza e matta, ma la folle sì, la folle di sempre perché soltanto io posso mettere gli occhiali qua, anche se non ne ho bisogno, ma sono 0 gradi, solo per bel vedere. E benvenuti in questo mio nuovo video zunzum zoom. Allora, perché indosso ogni tanto gli occhiali? Beh, per 3 motivi fondamentalmente. Uno, perché voglio cambiare un po', diciamo, ogni tanto look, quindi li metto, ma sono 0 gradi, sono della Charlotte, sono 0 gradi, quindi in sostanza non mi rovinano la vista, ecco, non mi rovinano la vista, però mi piace cambiare un po'. Secondo, perché, ma motivo per me più importante, perché piace al mio amore vedermi ogni tanto con questo look. Terzo, perché piace anche a me. Va bene, va bene. Allora, avete già visto l'anteprima della copertina del video? Bene. Oggi andremo ad assaggiare insieme. Io sinceramente non sapevo di questa caramella e non sapevo di questa marca, non so, di questa qui. L'ho trovata, assaggeremo un'altra cosa, delle macchie, un altro snack, però stavolta dolce. Delle macchie, uno snack, sì, uno snack è più per il salato, vabbè, un dolce, diciamo una caramella, delle macchinette 24 ore. Li ho trovate nella macchinetta 24 ore. In realtà qui, queste qui le ho prese a Bari, vabbè, diciamo nel mio quartiere. Alla macchinetta 24 ore l'ho trovata di Corso Mazzini. Il punto è che volete sapere questa cosa che mi è successa, però come è andata bene? Praticamente sono andata alle macchinette 24 ore. Ah no, non le macchinette di Corso Mazzini, scusate, mi ho sbagliato. Le macchinette, quelle di Piazza Umberto, quelle vicino alla stazione di Bari, sì, quella che sta vicino al Burger King, sì, lì le ho prese. Che cosa è successo? Che praticamente ho infilato la 2 euro dove si mettono i soldi, diciamo, nella macchinetta. Io volevo far scendere, credo, quello rosa o quello celeste, non mi ricordo, uno dei due che era disponibile. Il problema è che poi, siccome questi qui erano all'interno dei bicchierini, che poi ho tolto, io ho rimosso, praticamente è arrivato a metà e si è bloccato. Mia madre ha detto: metti l'altra 2 euro, magari scendono tutte e due, però con 4 euro, vabbè, ne hai presi due. Meno male che alla fine è sceso sia questo che questo, o viceversa, ma non ricordo. E alla fine li ho presi tutti e due. E ho detto: se a questo punto faccio un video confronto, quello rosa contro quello azzurro. Adoro. Top. Invece la cosa assurda, avete presente quando ci sono quelle giornate che magari anche se nel piccolo delle cose, però avete una serie di, una diciamo una serie di diciamo indizi oppure indicazioni o comunque diciamo eventi anche piccoli che vi fanno capire che quella giornata è a vostro favore proprio particolarmente. Ieri è stata una delle giornate più fortunate per me. Perché? Beh, innanzitutto perché diciamo mi è andato tutto bene, vabbè, non posso dirlo, però una cosa privata, insomma, sono andate bene delle cose. E poi mi è andato bene il fatto che sono andata alla macchinetta 24 ore, diciamo di Corso Mazzini questa volta, sempre del mio quartiere, della mia città. E niente, sono andata alla macchinetta 24 ore e là c'era scritto che stava già 90 centesimi, c'era già tipo circa 90 centesimi di credito all'interno. Forse qualcuno che aveva messo i soldi ha provato a cliccare per farli uscire, ma non uscivano, forse si era bloccata la macchinetta. Io praticamente ho messo all'interno, credo, 40-50 centesimi e ho iniziato a prendere delle cose, tipo le prime 2 cose, senza mettere nient'altro. Poi ho aggiunto, credo, un'altra 10 centesimi ed è uscita un'altra cosa che però poi alla fine mi ha dato il resto di 10 pure. Cioè credo che con 40-50 centesimi, da quel che ho capito, credo di aver preso 3 cose. Mo è burco, sì, acco the prince. Va bene, quindi ieri è stata proprio una giornata fortunata, altre cose non le posso dire. Comunque, andando avanti, ora passiamo prima ai saluti e poi andiamo a vedere di cosa si tratta. Di cosa si tratta. Qualcuno si è già riconosciuto questi due, diciamo, queste 2 cose dolci, queste 2 caramelle, 2 candy, me lo faccio sapere nei commenti. Blu, celeste, cioè blu, rosa, e buonanotte. Io quando non mangio ancora, sì, sono in calo di zuccheri, mi confondo, mi intreccio da sola. Bene. Fatemi sapere se avete già assaggiato quello blu o quello rosa, bla bla bla. O viceversa, fatemi sapere cosa ne pensate. Allora, io voglio salutare innanzitutto il mio Romolo Sassi, l'amore unico e solo della mia vita. Poi voglio salutare Teresa Magellano, nonché mia madre, Carlotta Passetti, Vincenzo De Welto, Claudia, Giovin, Ilaria Simioni, Antonietta Maglio, Stefania, 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 la nostra mascotte. Ecco.
ecco. Sciorero Veneziano, Sandra Righi e Mandy. Allora, io non voglio fare nomi, diciamo perché. Perché in questo caso devo dare una risposta obiettiva, ecco. Allora, io non amo e non voglio, cioè non penso che debba rispondere a delle domande che entrano più nel privato di uno, della persona. Allora, sì, è vero che mi sono messa in gioco, che comunque sono su YouTube, mi sono esposta oramai, ed è anche vero che ormai ogni tanto ho parlato già, diciamo, di cose un po' più private del mio romolo, però, diciamo, domande del tipo famiglia che vanno oltre me e lui, non penso che comunque sia dovuta rispondere, nel senso che comunque finché si tratta di me, di Romolo, come vi siete conosciuti, cosa farete, queste vacanze, ancora ci può stare, perché gli youtuber comunque siamo noi, o comunque lui lo era, per me lo resterà sempre, e io lo sono. Però domande del tipo, l'hai presentato ai tuoi, lui ti ha presentato ai suoi, comunque già quando si mettono in mezzo altre persone, io voglio evitare. Ma giusto perché voglio dimostrarti, non voglio fare il nome, perché comunque voglio essere gentile, perché comunque io sono Gilda Fashion, mi reputo una youtuber molto educata e gentile. Io magari in grandi linee ti posso dire soltanto che io sicuramente conosco i suoi, perché vado praticamente una volta al mese da lui ormai, sempre. Lui non ha ancora conosciuto i miei dal vivo, per telefono sì. Questo perché vogliamo aspettare ancora un po', tutto qui. Ecco. Però non fatemi domande del più private o comunque... evitate, perché comunque la privacy è una cosa, insomma, io ci tengo molto, la vita privata è una cosa, YouTube è un'altra. Certo, normale che voi dite, ma però hai parlato di Romolo in passato? Sì, perché comunque essendo uno YouTuber, comunque faceva lo YouTuber anche lui, si è messo in gioco anche lui, quindi era diverso. Adesso lui non c'è, non ha più il canale. Comunque la famiglia la voglio tenere fuori, nel senso di parlarne su YouTube, quindi è diverso. Ma torniamo a noi. Allora, di cosa stiamo parlando? Allora, noi stiamo parlando, ovviamente gli altri saluti li farò domani. E domani forse voglio aprire due mende / colazione, non lo so, novità dello stesso marchio, da mettere a confronto. Poi vediamo, perché è sabato. Allora, però seguitemi. Ah, mi raccomando, seguitemi, io sono Gilda Fashion su YouTube. Iscrivetevi, condividete, spolliciate. Mi raccomando che prima arriveremo a più zunzumini e più mi piace, prima porterò sul canale un video ancora più speciale, sempre di più. E mi raccomando, io sono Gilda Fashion 94 su TikTok, per altre chicche, se volete vedere qualcosa che non metto su YouTube, perché magari sono video più veloci, li metto su TikTok. E vabbè, a volte ci sarà qualcosa di YouTube che però da cui prenderò, diciamo, estrapolerò un po' qualcosa, diciamo appunto un estratto, lo metterò su TikTok, in base al tempo che ho anche. Allora dai, adesso non perdiamoci in chiacchiere, adoro, top. Allora, questa prima parte del video è stata più chiacchiereccia. Allora, metteremo a confronto due Johnny B, se così si possono chiamare, Johnny B, si chiamano Deep e Lick, credo che siano Lecca Lecca a questo punto, e forse Intinge e Lecca, non lo so, ok, vado a intuito, Deep e Lick, se sento questo rumore nel bicchiere, io non sono molto afferrata in inglese, però Deep e Lick, considerando che sopra sembra un lecca lecca e all'interno sento dei rumorini, penso che sarà un lecca lecca da intingere, dip forse, intingere in qualcosa e poi da gustare. Allora, l'originale, si chiamano Big Dipper Powder, non lo so, Original, Power, Powder, vabbè, insomma, quello che è. Questo qui è Strawberry. Credo che sia la fragola, ecco, e questo qui è blu raspberry, credo che sia il mirtillo, blu, vado intuito, quindi credo che sia una bacca, credo che sia tipo un mirtillo, non può essere la mora, blu, mirtillo, quindi fragola contro mirtillo, quale sarà più buono? Lo scopriamo subito, inizierò da quello rosa, ovviamente, mio lecca lecca rosa, adoro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lecca lecca rosa, vieni a me. Speriamo di farcela senza forbicette. Speriamo di farcela senza forbicette. Boh. Sì, ce l'abbiamo fatta. Si presenta così.
togliamo il coperchio. Dentro sì, c'è una polverina come immaginavo. E qui c'è praticamente questo lecca-lecca. Ovviamente non vado a mangiarlo tutto di qua e di là, né di questo né di quello, ma assaggerò giusto per darvi, per dirvi se innanzitutto questo prodotto è buono, ne vale la pena comprarlo per 2 euro, e soprattutto quale fra i due eventualmente vi consiglio di prendere. Ovviamente è soggettivo, perché magari c'è chi è allergico al mirtillo, non che versa del mirtillo all'interno, so. 100% succo di mirtillo ne dubito fortemente, però voglio dire, comunque anche l'aroma, c'è chi può essere allergico al mirtillo, alla fragola, magari chi non, a chi non piace proprio la fragola e il mirtillo. Però vi voglio comunque dire qual è quello più buono, parlando almeno soggettivamente, poi non lo so. Allora, wow! Allora, diciamo che a vederlo è molto bello, io direi almeno un 8,5, 9 meno 10. No, 8,5, 9 meno un quarto. L'odore, cioè, o meglio il profumo, è buonissimo, da quasi di Chupa Chups quella fragola e panna, direi quasi 10 come profumo, però adesso voglio vedere il gusto, cioè in poche parole voglio dare 10, no 10 esagerato, dai, facciamo un 10 meno un quarto, un 10 meno un quarto come profumo di Lecca Lecca, 8,5, 9 meno un quarto come si presenta, e adesso vediamo consistenza e gusto. Come si apre? Questo qui è quello alla fragola. Eccolo qua. Vedete la polverina? Ora noi la intingiamo. Spero di non cadere, di non fare un flop. Ecco. Ecco qua. Vedete? Ecco, lo dobbiamo intingere praticamente, dip sarà intingere, intingi e lecca e gusta per forza, cosa può essere se no? Allora, non riesco a capire se è frizz oppure no, ma penso di no, è solo dello zuccherino, dello spolvero rosa. Allora, vi dico la verità. Sembra quasi che bicarbonato zuccherato e colorato di rosa, però. Il lecca lecca è molto duro. Tanto è vero che non si riesce, diciamo, ad amalgamare il tutto insieme. Non riesco a gustarmi il lecca lecca e lo spolvero insieme. Allora, basta, stop, time out. A livello di gusto direi che ci sta, non do 10 perché non riesce appunto, per colpa della consistenza non si amalgama il tutto, non si amalgama il tutto, quindi direi che come gusto comunque un 9 ci sta, però purtroppo la consistenza delle calecca è, do giusto 6 per essere buona. Quindi secondo me adoro top come gusto e tutto il resto, però purtroppo come consistenza delle calecche è troppo duro. Quindi però diciamo che una via di mezzo per i voti che ho dato, almeno un 8, un quarto lo voglio dare come media. Quindi adoro top 8 e un quarto, se avete dei denti forti. Comunque se non ve ne frega niente della consistenza delle calecche, direi che la fragola è 8 e un quarto in media, massimo 8 e mezzo, non di più. Adesso andiamo a vedere il mirtillo. Ma sul mirtillo sono un po' scettica. Sentiremo veramente il mirtillo? Perché la fragola è un classico, si sa che si sente fragola, cioccolato, vaniglia. Però il mirtillo, quando iniziano a fare questi gusti che iniziano proprio a volare di fantasia, mirtillo, tutte le altre cose esotiche, mango, bisogna capire. Il melone è un gusto forte che si sente, l'anguria, però il mirtillo sono un po' scettica. Dai, vediamo, magari ci sorprende. Vediamo, vediamo se ci sorprende il mirtillo. Però è facile anche da aprire, quindi ci sta. Allora, il mirtillo si presenta così, spolvero celeste, questa volta è celeste e bianco, quindi sarà panna e mirtillo. Allora, più che mirtillo,
Sempre sei mirtillo, eh. Mi sembra di masticare una big bubble. Comunque una gomma che dà di chewing gum. Mi sembra di masticare quella celeste di questa. Questa qui. Mi sembra quasi di masticare una big bubble azzurra, più che un mirtillo. Quindi come gusto già. Allora, come profumo è buono, sì, do almeno un 7, ma se devo pensare al mirtillo, neanche sì. Poi, come consistenza, la stessa cosa, comunque sarà sì per essere buona. Come colore è molto bello, stesso discorso di prima, credo che ho dato un 8,5, sì, 8,5 meno un quarto, credo. Non mi ricordo, comunque, penso che come voti siamo lì in tutto. L'unica cosa che cambia è che appunto, sinceramente, profumo e gusto, oltre che la consistenza, qua il mirtillo non si sente, se devo pensare a quello, eh. Vediamo con lo spolvero, se almeno lo spolvero celeste dà di mirtillo. Addio. Scusatemi, eh. Ecco. Chi è che non lo fa? Ok. Questo è lo spolvero celeste. E adesso facciamo il nostro dip. Wow, per chi ama il celeste. E gustiamo. Credo che sia leggermente più acre della fragola. Ma tutto da tranne che di mirtillo, sinceramente. Stessa consistenza. Allora, è divertente però fare dip e leccare. Ok. Allora, praticamente se ho dato 8,5 massimo a quella alla fragola. In più, oltre al fatto della consistenza, il gusto che non mi piace più di tanto, scende ancora di più di voto questo qui, Blue Raspberry. Quindi direi che se ha dato 8, 8, un quarto, 8 e mezzo alla fragola, direi che a quello blu, sinceramente, più di un 6, 6 e mezzo non do. Quindi se proprio avete proprio quello sfizio di dire, vabbè, chi se ne frega della consistenza, mi piace la polverina, giusto per fare così, per divertimento, per passare il tempo, e non siete allergici e vi piace la fragola, e appunto non siete né allergici e vi piace, sto dicendo. Prendete a sto punto la fragola, ci sta, però 2 euro io l'avrei messo massimo 1,50, 1,60, ok? E niente, questo qui se non siete allergici al mirtillo e vi piace, più questo che la fragola, provatelo ma non dà di mirtillo, ecco. Se questo video vi è piaciuto, io sono Gilda Fashion su YouTube e Gilda Fashion 94 su TikTok, mi raccomando seguite questa pazzerella, anzi no, non sono né pazzerella né mattarella. Bene, ma sono semplicemente folle. Bene, mi raccomando, un altro bacio per te, amore mio, tu che sei la mia vita immensa, un altro abbraccio immenso e un bacione della vostra Gilda Fashion. Adoro, top, maledetto telecomandino.